Avvocato Gaudio, cosa cambia con questa sentenza per quanto riguarda la coltivazione di sostanze stupefacenti? Allora, cambia il fatto che eh, mentre prima la coltivazione era considerata un reato di pericolo e quindi a prescindere dalla quantità di sostanza o di piantine era comunque ritenuto un fatto reato, oggi invece eh, viene utilizzato un criterio eh, diverso. Per cui la semplice coltivazione di una o due piantine di cannabis con, però una eh, modalità rudimentale, quindi senza l'utilizzazione ad esempio di eh, innaffiamento a goccia o con l'uso di lampade, cioè quindi in un modo assolutamente eh, naturale e diciamo non particolarmente organizzato, eh, la coltivazione non diventa più il reato di pericolo e quindi considerato in ogni caso il reato, ma viene comunque eh, considerato possibile l'uso personale. Per cui eh, in linea teorica cambia eh, molto, in linea pratica cambia veramente poco, nel senso che, a mio modo di vedere, sarà sempre soggetto ad una valutazione da parte degli organi della magistratura che eh, dovranno valutare se oltre al ritrovamento della piantina di Ascis eh, vi sono anche altri elementi che sono indicativi della cessione a terzi, della futura cessione a terzi. Prima questo era eh, ritenuto oh, a prescindere dalla quantità, oggi invece bisogna fare una valutazione che è simile a quando ad esempio gli agenti di IPG trovano le corse di una perquisizione eh, in sostanza superficiente del tipo ASCIS che sono uno spinello o quant'altro anche in questo caso l'assenza la, di altri elementi sintomatici della destinazione a terzi faceva sì che si considerasse eh, detenzione per uso personale e quindi non eh, reato eh, ma eh, soltanto eh, un'ipotesi per cui scattava la segnalazione alla prefettura quindi una serie di sanzioni amministrative. Eh, invece, mh, diciamo, la situazione eh, della la, la presenza di una singola piantina oggi consentirebbe più agevolmente di eh, verificare la insussistenza dell'ipotesi eh, delittuosa e quindi soltanto un'ipotesi di ehm, coltivazione per uso personale. Lei faceva riferimento appunto alla segnalazione alla Prefettura, quale è assuntore di sostanze stupefacenti. Questo però è, segna anche l'inizio di ulteriori problemi per chi viene eh, trovato in possesso anche di modiche quantità per uso personale. Sì, infatti su questo, sotto questo aspetto non cambia assolutamente nulla, perché il coltivatore sarebbe comunque segnalato alla Prefettura e quindi da lì eh, tutta una serie di problematiche. Ad esempio, eh, fino ad un anno, in questo caso se si trattasse di Ascisce, fino a tre mesi. Potrebbe essere sospesa la patente, eh, potrebbero essere applicate altre misure, ad esempio il divieto di conseguire la patente per tre mesi o il ritiro del passaporto, o l'obbligo eh, di frequentare, ad esempio, un corso, un corso uh, andare al CERT per seguire un programma terapeutico di disintossicazione, essere convocati dal prefetto, poi bisogna vedere se minorenne o maggiorenne, in questo caso con o senza i genitori. Insomma, tutta una situazione molto complessa che non è esente da eh, problematiche mh, di un certo livello. Lei è un profondo conoscitore anche della realtà locale per avere più volte difeso in particolare eh, giovani che sono stati eh, sottoposti a procedimento giudiziario per eh, detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Ecco, a suo parere, per quanto riguarda la realtà locale, si ha la consapevolezza da parte dei giovani dei rischi ai quali vanno incontro anche Lasciamo stare l'aspetto diciamo, della salute, ma del, dal punto di vista giuridico dei, dei rischi e quindi delle conseguenze a cui vanno incontro. Guardi, io penso questo: che i ragazzi sono a conoscenza delle problematiche, perché eh, se ne parla a scuola, se ne parla sui giornali, se ne parla in televisione. Il problema è che il, va avanti, il, lo fanno gli altri, lo fanno tutti. E secondo me non agevola eh, diciamo. Il, tra il lavoro degli insegnanti, il lavoro dei, dei genitori, ehm, l'approccio eh, che alcune parti politiche, dobbiamo buttare anche in politica secondo me, eh, che alcune parti politiche hanno rispetto a questo fenomeno, cioè, le, molte parti, ad esempio alcuni esponenti dei 5 Stelle o del PD hanno mh, Evidenziato la portata di questa sentenza, ritenendola storica, perché ritengo eh, fondamentale per il passo successivo che sarà quella della liberalizzazione della, delle sostanze superficienti. Io non sono assolutamente d'accordo. Credo che anche questa sentenza non voglia dire questo. Eh, le, faccio un esempio eh, chi è a favore della liberalizzazione delle sostanze sufficienti leggere? Che posizione assumono rispetto al, eh, all'autista, al guidatore che poi anche senza colpa eh, investe ad esempio un pedone ma risulta poi essere positivo alla guida? Cioè, Dico, sono tutti per, o molte, molte persone sono per la liberalizzazione della droga, però poi si eh, scandalizza nel sentire la notizia che una, un ragazzo di 20 anni è alla guida e risulta essere positivo. Che essere positivo poi non vuol dire essere incapace di intendere qual o di essere in uno stato di allucinazione, è soltanto positivo, ma già questo viene considerato un fatto di una eh, particolare gravità. Quindi noi vogliamo la liberalizzazione della sostanza efficiente, però poi eh, con tutte le conseguenze non vengono prese in considerazione. Cioè il discorso è molto complesso ed andrebbe valutato, secondo me, in sinergia tra gli operatori del diritto, i rappresentanti parlamentari, le forze politiche, perché è un discorso molto difficile da risolvere e da affrontare a 360 gradi.